Buongiorno, mi chiamo Franco De Zordo, mi trovo nel territorio di Cibiana di Cadore e oggi siamo domenica 17 settembre, come può testimoniare la pagina del giornale che vi sto mostrando da questo tablet. Mi trovo nella parte storica del comune di Cibiana di Cadore, in provincia di Belluno, nella regione Veneto d'Italia. Quello che sto mostrandovi è qualcosa di assolutamente incredibile e scandaloso, che apre scenari molto preoccupanti a livello nazionale più che a livello locale. Qui alle mie spalle potete ammirare il corpo del reato, ossia un nuovo fabbricato realizzato in una zona di massima tutela in cemento armato, putrelle di ferro e mattoni forati, come vedremo nelle successive immagini. La cosa più grave è che questo fabbricato è stato realizzato a confine della mia abitazione, da cui risiedo con la mia famiglia da ormai un ventennio, alla distanza minima di 2,5 metri. Ecco, questa è la situazione che potete ammirare. Ricordo, evidenzio che in questa zona, in questo territorio, esiste un vincolo storico e un vincolo ambientale. E quindi ogni intervento, così come documenta la parte amministrativa, diciamo, che riguarda questo intervento, poteva prevedere al massimo un risanamento di un'opera conservativa. Preesistente a questo edificio vi era un edificio storico protetto in sasso, e struttura portante in sasso tipico, come tutti gli altri del circondario, e in una struttura lignea nella parte alta. E l'edificio, per i permessi assentiti da parte del comune, gli accertamenti fatti dalla procura e da me stesso, poteva al massimo dare origine ad un fabbricato storico, conservando quindi l'edificio preesistente e non assolutamente un nuovo fabbricato. Questo non lo dico io, lo dice il procuratore, il giudice delle indagini preliminari, Federico Montalto, a seguito delle sue indagini e a seguito della denuncia che io ho presentato dopo l'inoperosità e il silenzio amministrativo. Oggi purtroppo sono trascorsi ormai 15 anni dalla mia prima segnalazione al Comune e dal 2014 che ho inviato alla Procura la denuncia, e l'edificio è ancora in queste condizioni che vedete, con un grave pregiudizio per la mia vita, perché non riesco a lavorare, dovuto, oltre a tutto il resto, anche al fatto che è stato realizzato un nuovo ballatoio assolutamente abusivo contro il piano regolatore, e l'articolo 18.4 non prevede, del piano regolatore del Comune di Cibiana, non prevede assolutamente la realizzazione di nuovi ballatoi, ma come potete vedere qui il ballatoio c'è e quindi è stato autorizzato illecitamente dal Comune, e da ciò ne comporta che io non riesco più ad avviare anche una mia attività lavorativa nei vani posti a piano terra della mia abitazione, perché dovrei fare un salto di 3 metri. A parte questo scenario preoccupante, la cosa che più lascia veramente preoccupati è l'operato della Procura della Repubblica di Belluno, che, ricevute le mie denunce, sta perseguitando la mia persona, avviando procedimenti penali assurdi, insensati, illegittimi, e parliamo di 12 procedimenti penali avviati ad una persona che assolutamente non aveva nulla nella fedina penale, avviati addirittura per calunnia contro i proprietari di questo fabbricato. Il pubblico ministero si chiama Simone Marcon, è stato da me denunciato più volte anche alla Corte Suprema di Roma, e aspettiamo le valutazioni dei magistrati della Corte Suprema sul punto. La questione, ripeto, è molto grave, riguarda i diritti costituzionali della persona, riguarda la sicurezza pubblica, riguarda la salute pubblica e riguarda il corretto assetto del territorio montano, che in questa zona, come ho già detto, dovrebbe essere particolarmente tutelato da parte dell'amministrazione comunale, ma di fatto, dopo le mie denunce, il sindaco Mattia Gosetti, il nuovo responsabile tecnico Paolo De Lorenzo rimangono assolutamente in silenzio, venendo meno ai propri doveri istituzionali e non dando alcuna risposta in merito alle mie contestazioni assolutamente gravi, che porterebbero, qualora accertate, la demolizione, la rimessa in pristino e l'arresto di tutte le persone coinvolte in questa vicenda. C'è da dire, inoltre,
che, come possiamo noi stessi adesso verificare, c'è un accertamento che avrebbe dovuto fare ormai da 12 anni la Procura della Repubblica dopo le mie denunce, o almeno il Tribunale Amministrativo Veneto dopo il mio ricorso alla sanatoria, un accertamento assolutamente banale, semplice, che si rifiutano tutti di fare e che decretano la morte tombale di questo edificio. Adesso lo faccio innanzi a voi, davanti alla telecamera, così vi potete rendere conto da soli uno dei tantissimi motivi che devono assolutamente decretare la morte di questo edificio, perché costruito su un permesso, su un titolo da costruire di tipo conservativo, e invece è un nuovo fabbricato, e oltretutto viola il vincolo paesaggistico, perché la sagoma è completamente diversa. Il fabbricato, ricordiamo, non può essere considerato una ristrutturazione edilizia per il semplice fatto che sono stati apportati aumenti volumetrici ogni dove, e questo è riportato anche nei documenti amministrativi e documentati nei miei video, che poi allegherò. Questo è il fronte est, anche qui nuove forometrie, diverse per forma e posizione rispetto al precedente. Qui in basso è stato ricavato anche un nuovo vano. Questo, che è profondo 2,5 metri circa, alto 2,5 metri, e si estende per tutta la larghezza del fronte nord. Questa è la parete sud, è stata elevata, si può notare l'ultimo solaio al colmo rispetto al precedente, un metro più alto. Qui in basso vediamo il nuovo vano, in basso a sinistra, isolato per la parte superiore. Questo internamente vuoto, non è un muro di sostegno. Possiamo vedere i camini ad una distanza di 1,5 metri dal poggiolo, a baino, e un'antenna posta in una posizione di massimo disturbo. Sempre sulla parete nord, nella parte più bassa, dove sono state ricavate due nuove finestre, prima inesistenti, è stato scavato nel sedime per 1,60 m per ricavare dei vani altri 2,5 metri. È stato realizzato un nuovo muro di cemento armato, dove prima insisteva la servitù di transito, una piccola mulattiera che dalla strada portava al piano di campagna dei vani posti a piano terra. Quello che vediamo di colore nero non è un muro, naturalmente essendo isolato sotto si trovano dei nuovi vani che hanno ricavato scavando nel sedime per una profondità di 2 metri e uscendo fuori dal piano di campagna per circa 35 centimetri. Si estendono per tutta la larghezza del fronte nord del nuovo fabbricato, come si può vedere. Questa è la parete sud del fabbricato storico, con il balcone approvato dal comune molti anni fa.
Questa invece è la parete nord del nuovo fabbricato. Come si vede, queste sono vedute camuffate, finestre camuffate da vedute. Questa è la parete ovest del nuovo fabbricato. Si vedono i montanti del solaio che hanno smontato e demolito. La parete rimane incompleta, con questa che era una porta finestra che dà nel vuoto sulla strada pubblica a transito veicolare. Questo che inquadro adesso sulla parete nord è il nuovo ballatoio aggettante per 1,30 m sul fondo della nostra abitazione. E qui vediamo le due porte finestra nuove, la finestra nuova, ricavata. Appena sopra troviamo un vecchio fabbricato rurale restaurato in modo conservativo. Come vedete si può fare, vengono conservate le mura in sasso, viene ripristinato la parte lignea, conservata la forometria. Questo è un ottimo esempio di restauro, come sarebbe dovuto essere. Da progetto ha sentito anche l'altro. Questo si trova sempre a via Cibiana di Sotto, al civico 38. E quindi deve ricadere per forza di cose, seguendo quello che è il testo unico dell'edilizia, nel concetto di nuovo fabbricato. Pertanto, la legge italiana, e nello specifico vi invito a leggere l'articolo 9 del decreto ministeriale 1444 del 68, impone inderogabilmente una distanza minima assoluta tra le due pareti, tra i punti più prospicienti delle due pareti finestrate, di 10 metri. Questa è una norma assolutamente inderogabile. Adesso vi faccio vedere la misura che andiamo a rilevare di fatto personalmente. Possiamo guardarmi il metro? Go. Ecco. Ok, allora, come potete tutti ammirare dalla ripresa, la distanza che stiamo misurando a livello esemplificativo risulta di 3,60 m tra le parti più prospicienti, però ricordiamo che in questo punto lo stiamo utilizzando per comodità di misura. In realtà ho fatto un rilievo minimo e sono 2,5 metri tra i punti più vicini, perché l'edificio va rastremandosi in fondo. È chiaro che in ogni caso parliamo di una misura che è nettamente inferiore a quella stabilita per legge, che sono appunto 10 metri minimi assoluti, e questo a dirlo appunto non sono io ma il decreto ministeriale 1444 del 68. L'edificio solo per tale motivo è da demolire, non ci sono altre scusanti e altre proroghe. Di questa elementare misura metrica, evidenzio, si sono rifiutati categoricamente di fare sia la Polizia Valboite, invitata da me formalmente mezzo pecco ormai da 2 anni, si è rifiutata di farla a seguito della mia denuncia la Procura della Repubblica di Belluno, e in primo grado amministrativo persino il TAR, nonostante avessi richiesto di fare assolutamente questo tipo di accertamento per decretare la morte appunto dell'edificio, neanche il TAR si è degnato di fare questo accertamento doveroso. Adesso speriamo che il Consiglio di Stato di Roma, a cui mi sono appellato dopo 15 anni, faccia il suo dovere e quindi mandi un tecnico, un geometra elementare che usi un metro e rilevi la misura che state vedendo con i vostri occhi
che appunto è di 3,60 m tra questi due punti, ma come ho già detto la misura minima è di 2,5 m tra le pareti finestrate, di cui una è un nuovo fabbricato in cemento armato, l'altro è l'edificio storico, e nella parte più bassa, ricordiamo, la distanza dal confine è di 0,5 metri. Oltretutto hanno costruito nuovi vani addirittura a confine con la mia proprietà. I danni per l'edificio storico, per la mia abitazione, sono veramente ingenti, perché comportano un problema alla riedificazione futura, comportano problemi di ristagni, comportano problemi quindi alla salute pubblica e oltretutto anche alla sicurezza pubblica, perché è impensabile pensare che un edificio, come possiamo vedere, invito il cameraman a riprendere la distanza tra le falde del tetto, ecco, io ho misurato una distanza minima di 1 metro. Tutto ciò è incompatibile assolutamente con le previsioni urbanistiche e con le previsioni della normativa antisismica. Quindi non si capisce come possono avere un progetto sismico legale queste persone, quando un edificio è costruito ad 1 metro tra le falde del tetto e a 2,5 metri tra le pareti finestrate. Questo è impossibile, questo dovrà spiegarcelo la Procura e il Consiglio di Stato a questo punto di Roma. Come dicevo, il problema è legato a queste violazioni urbanistiche gravissime in questo territorio super protetto che viene violato, rendono impraticabile future costruzioni, quindi c'è una violazione proprio ai diritti della casa e dei proprietari per le future edificazioni, oltre a un rischio appunto per la salute stessa degli abitanti dovuto alla violazione di queste distanze minime e quindi la salubrietà dei luoghi e non di meno per la sicurezza degli abitanti di questo edificio, che hanno un nuovo edificio a una distanza di 2,5 metri. Insomma, tutto ciò che ho detto è assolutamente inconciliabile con ogni tipo di norma oggi esistente in Italia nel campo urbanistico, sismico e giuridico. Ecco. C'è da aggiungere un altro fattore, ancora più grave. Ciò che sta oggi tentando di fare una nuova amministrazione, appunto il cui sindaco è Mattia Gosetti, è il nuovo responsabile tecnico in sostituzione del vecchio andato in pensione Mauro Pupolin, che ho denunciato, e che gli stessi, visto l'impossibilità di sanare nel rispetto delle leggi italiane l'edificio, stanno tentando di sanarlo con la menzogna, quindi con reati gravissimi quali la corruzione in atti giudiziari, il falso in atto pubblico da parte di pubblico ufficiale. E nello specifico l'elemento semplicissimo da dimostrare è questo: gli stessi stanno cercando, o lo hanno già riportato in atti pubblici, di definire quello che state vedendo con i vostri occhi, l'intervento di trasformazione edilizia, una ristrutturazione, cosa assolutamente incredibile e impossibile, e la cosa non viene confermata solo dal sottoscritto, ma persino il giudice delle indagini preliminari di Belluno, Federico Montalto, ha su decreto motivato condannato gli stessi perché non avevano alcun titolo di eseguire una trasformazione edilizia, di ristrutturazione edilizia, bensì una ristrutturazione parziale conservando l'edificio storico, tra parentesi edificio storico che è stato demolito senza alcuna autorizzazione su un falso pretesto, quindi danni a tutta la comunità, danni al sistema, a tutta la situazione urbanistica, l'assetto urbanistico del paese. E quindi non è un'opinione personale. Adesso capire come mai l'architetto, il nuovo responsabile tecnico, ritenga, contrariamente a quello che ha già deciso dopo le indagini un giudice di Belluno, Federico Montalto, ritenga di sovvertire l'evidenza dichiarando la ristrutturazione totale conforme, dichiarando però appunto falsità in atti, quale oltre a questa il fatto che non ci sono stati ampliamenti volumetrici, perché altrimenti si ricadrebbe nella nuova edificazione, quale è assolutamente paradossale. Evidenzio un altro particolare fondamentale che lascia tutti con la bocca aperta ed è il seguente: sono gli stessi proprietari attraverso il loro architetto Fabrizio Toscani, che dichiarano nell'anno 2020 all'amministrazione comunale di Cibiana di Cadore di
voler ottenere in sanatoria, cosa impossibile visto i luoghi, ma lo ci tentano, un permesso a costruire per realizzare, per ultimare un nuovo fabbricato. Quindi è documentale, è su un atto pubblico che gli stessi proprietari riconoscono che l'edificio è il risultato di una trasformazione per ottenere un nuovo fabbricato. La sanatoria che i signori hanno oggi è assolutamente illegale, è assolutamente insufficiente, visto che si chiede una sanatoria per un nuovo fabbricato. Se l'amministrazione risponde con una sanatoria per una ristrutturazione edilizia, le due cose non sono scambiabili. Quindi la questione è molto grave. Aggiungo, per ultima, che tutta queste persone aventi incarichi pubblici più o meno importanti stanno favorendo ulteriori reati. E quali sono? Nel momento in cui questo edificio verrà venduto ad ignari compratori, si concretizzeranno nuovi reati, quali la truffa. Perché? Perché chi acquisterà questo fabbricato è convinto di acquistare un edificio conforme alla legge e una ristrutturazione, invece sta acquistando un nuovo fabbricato che viola palesemente tutte le norme urbanistiche ed edilizie, oltre che le sismiche. E questo lo potete vedere con i vostri occhi dalle immagini che sta riprendendo il mio cineoperatore. E quindi sì, gli stessi amministratori pubblici saranno complici sia dell'abuso edilizio e sia dei reati di truffa verso i potenziali futuri compratori. Ad aggravare ancora di più tutta la vicenda, aggiungo un altro particolare, che è il fatto che l'amministrazione comunale di Cibiana di Cadore, per rilasciare questa illecita sanatoria edilizia, a firma del tecnico comunale Paolo De Lorenzo, in deroga a tutte le norme urbanistiche del mondo, sulla base di una legge regionale 76 e quindi in piena violazione di quello che è la gerarchia delle fonti del diritto, ha incassato l'amministrazione comunale ufficialmente 50.000 euro di soldi derivati da questi privati. Quindi i proprietari di questa abitazione hanno pagato il comune 50.000 euro per ottenere un titolo edilizio assolutamente illecito e illegale. A questo punto chiedo al procuratore della Repubblica di Belluno e chiedo anche al Consiglio di Stato di Roma di fare il loro dovere. Vi mostro delle immagini adesso, il profilo ovest, la facciata ovest dell'edificio, prego il cineoperatore di venire, in cui potete ammirare benissimo l'intervento, come dire, di nuova edificazione. Siamo in una zona appunto di massima tutela paesaggistica, ignorata dal comune e anche storica. Vedete, potete ammirare benissimo l'edificio. Le mura di realizzazione sono in mattoni forati, cemento armato e putrelle di ferro. Cioè, l'edificio è assolutamente incoerente con tutti gli altri edifici del borgo, che sono realizzati in sassi tipici del posto, dolomitici, e tetto in materiale ligneo. E questo naturalmente è in contrasto con il piano regolatore del comune di Cibiana, che prevede espressamente che tutte le nuove trasformazioni edilizie vengono fatte con materiali coerenti con gli altri edifici, quindi sassi del posto e mattoni, sassi del posto e materiale ligneo. Cioè, giusto a far capire che un edificio del genere, va bene, realizzato con questi materiali in una zona storica, anche solo per questo motivo, non avrebbe alcun motivo di esistere. Basterebbe questo, ma ci danno degli altri motivi. Potete ammirare qui sopra di me un tetto. Ecco, questo tetto è nuovo ed viene realizzato sulla strada pubblica a transito veicolare. È aggettante per circa un paio di metri e si trova ad un'altezza di 3,50 m d'occhio. In ogni caso è stato realizzato nell'anno 2018 per un nuovo fabbricato sulla strada pubblica, in piena violazione di quella che è la fascia di rispetto stradale. Quindi anche il codice della strada viene preso e buttato nel cestino da questi signori. È chiaro che edifici di questo tipo per la legge italiana non possono avere alcuna sanatoria, proprio perché si trovano in zone tutelate. Tecnico, mi ascolti. La zona è tutelata, non può rilasciare la sanatoria edilizia, tecnico De Lorenzo. Se rilascia una sanatoria edilizia, si ricordi di verificare tutti i vincoli che ci sono nella zona, compreso quello paesaggistico,
Si ricordi che le ho mandato una PEC di misurare la distanza tra i due fabbricati, che non è di 10 metri come impone il decreto ministeriale 1444 del 68 e il piano regolatore di Cibiana di Cadore, ma sono di 2,5 metri. Faccia il suo dovere, perché la paghiamo tutti i mesi, a lei, al sindaco e a tutta la giunta. Ecco, adesso ho denunciato tutti, ho chiesto la sospensione di tutta la giunta, del tecnico e di tutte le persone coinvolte, anche il segretario comunale, ma Pilotto Enrico. Spero che la giustizia faccia il suo corso e la smetta di perseguitare un padre innocente che sta svolgendo semplicemente il lavoro della procura, dell'amministrazione comunale, dei vigili, dei carabinieri. Ecco, mi auguro che l'intervento sia rapido, perché io sto rischiando la vita, ho avuto diversi tentati omicidio per quello che sto documentando e sto denunciando a favore di tutto il borgo, a favore della salute pubblica e della sicurezza pubblica, da 15 anni. Che venisse demolito, questi ancoranti sorreggevano al prolungamento di questo balcone con la soletta in cemento, che appunto si sviluppava per la gettante per 1 metro verso la strada pubblica e andava appunto a unirsi a quel pezzo di balcone gettante che vedete dalle immagini. Quindi, giusto per rendersi conto la prepotenza di questa costruzione e l'assoluta violazione di ogni più elementare norma urbanistica del piano regolatore del comune e del testo unico dell'edilizia. Cioè un balcone sulla strada pubblica. Abbiamo qui il nostro gatto rappresentante legale che ci supporta. Allora, volevo lanciare un messaggio a tutti gli abitanti della nostra nazione, più che di questo paese, perché ormai siamo rimasti in pochissimi, per far emergere tutti questi reati gravissimi che coinvolgono appunto la vita delle persone e di tutte le persone, oltre che la conservazione del nostro patrimonio storico. Vorrei appunto evidenziare che, come ho già detto, ho ricevuto attacchi insensati da parte della Procura e dei tentati omicidi solo per aver chiesto di avere giustizia alle istituzioni italiane, nello specifico alla Procura di Belluno, al procuratore Paolo Luca, che mi conosce bene ma non mi vuole accogliere per ascoltare le mie ragioni, e più di una volta ho trovato iscritti a modello 44 le mie denunce, cosa che sarebbe reato, perché io contro ignoti, come vedete, non denuncio, faccio i nomi e faccio i cognomi, e adesso avete anche i filmati di tutta la vicenda vergognosa che ci sta interessando. Io ritengo che qui siamo in un chiarissimo coinvolgimento amministrativo, politico e giudiziario. Cioè, si parla molto di mafia, purtroppo quando questi episodi accadono sul territorio del nord, nel Veneto, la risposta delle istituzioni è assolutamente silente. Ho scritto anche al prefetto di Belluno, Savastano, 1 mese e mezzo fa, sto aspettando una risposta dal prefetto, perché la situazione, come potete vedere, è gravissima. E quindi ritengo che ognuno di noi deve fare la propria parte, combattere e denunciare, perché i problemi che riguardano appunto di questo tipo edilizio riguarderanno tutti gli aspetti della vita delle persone. Quindi bisogna trovare il coraggio di denunciare, il coraggio di resistere. Sarento, mi dica. Io ho avuto l'incarico da parte della dottoressa Gallego, sì, di incontrarla. Mi scusi, per un procedimento che è in corso. Sì, ma lei chi è? Mi scusi, non ho capito. Io sono incaricato, la dottoressa Gallego, sì, mi ha dato l'incarico di incontrarla in merito a un procedimento. Guardi, sì, a parte il fatto che mi sta chiamando ad un telefono personale, mi sembra una cosa veramente inusuale. A parte questo, sì, il suo nome e cognome la qualifica, qual è? Io sono un medico psichiatra. Mi scusi, e vuole incontrare me? Dica alla dottoressa Gallego che venga qui con un direttore urbanistico della Regione Veneto per far vedere loro, va bene? E ascolti bene le mie parole, mi dica se lei, sì, scorge qualche problema psichiatrico, perché questi metodi utilizzati dalla dottoressa Gallego sono ormai noti. Venga qui, venga qui, mi dica il suo nome e cognome. Lei si chiama Cestaro per caso? No, no, no. E come si chiama? Mi dica il nome e cognome, per favore. Pesavento. Pesavento, lei è uno psichiatra di dove? Padova.
Padova, e l'ha dato questo incarico la dottoressa Gallego, Roberta, che è stata da me denunciata, giusto? E a quale proposito le avrebbe dato questo incarico? Qual è stato il mandato? Il mandato è in riferimento al procedimento 79123 della Procura della Repubblica di Belluno. Ah, quindi secondo la dottoressa Gallego io avrei dei problemi di natura psichiatrica? Insomma, questo è, il quesito è accertare se si riscontrino dei problemi. E lei, da quello che le sto dicendo, riscontra qualche problema in quello che le dico? Le sembra una Ah, persona no. dotata di raziocinio, di capacità di discernimento o solleva qualche anomalia psichiatrica nella mia condotta? Insomma, io ho avuto l'incarico di Beh, visitarla, allora no, lei. faccia così, dica alla dottoressa Gallego che mi mandi qui il direttore dell'urbanistica di Belluno, perché fra poco le faccio un video online e le faccio vedere i problemi psichiatrici che ce l'ha. Se ce li ho io o ce li hanno loro in associazione. Va Sì, bene? cioè, Ecco, la quindi dottoressa dice di valutarla sì, e allora di. dica che cominci a valutare il comune di Cibiana, il direttore del tutto l'apparato tecnico del comune di Cibiana che sta autorizzando abusi edilizi. Se vuole le mando il link. Così lei può valutare se loro hanno problemi psichiatrici e tecnici oppure li ho io. Ecco, mi saluti la dottoressa Gallego, sa? Buona Va bene, ti giornata. saluto. Buongiorno. Abbiamo cioè una relazione Sì. in cui lui si rende disponibile a chiedere la sanatoria, ma non l'ha ancora fatto. Sì, però nella sanatoria è riportato che l'edificio era approvato da solo. E questo non è vero, lo sappiamo tutti. No, No, assolutamente no, no, vero. no, ma ci Non era no, approvato. no, ma ci prendiamo. No, no, non è No, va sulla. bene, Non è non ma in quel sanatoria. documento. No, ci viviamo lì da 20 anni. C'è Alice con i 80. Lei. Io ho visto le foto Sì, ha visto le foto, di sì. Invernali. E cosa è il muro No, perimetrale? il muro Era in perimetrale piedi. è solo in piedi, sì. Beh, questo è l'importante. Boh. Sì, ma Allora. non basta, io ho finito. No, basta, aspetta un attimo. Io Siamo a. ho finito perché i miei passi.